contro la Fiorentina ha funzionato solo di fare il gol, di finalizzare le azioni, che possiamo stare qui sempre parlando di, sai, ci manca del gol, manca la situazione, questo è il calcio, bisogna finalizzare le belle azioni, la dominanza di partita, è andata così. Secondo me ci sono rimaste tante cose positive. Noi viviamo per queste partite, fai calcio, sei un professionista di calcio per queste grandi partite, sono importanti e diciamo alla fine lavoriamo sempre sulle nostre diciamo punto di forza, sulle nostre cose da fare meglio e per dire la verità abbiamo lavorato su più di noi che a trovare delle soluzioni contro l'altra squadra. Per me è tutta una questione di mentalità, perché ovviamente le situazioni in campo, i momenti di scelte sono quelle. Ogni avventura, ogni partita ci porta una diversa situazione. Per me, se l'atteggiamento è giusto, se la mentalità è giusta, se, come ho visto questa settimana, la preparazione è proprio sull'obiettivo, secondo me possiamo fare una bella gara. A questo punto è di focalizzare sui dettagli, di aver tutta la rosa preparata, di aver tutta la rosa a disposizione e anche di pensare un po' in anticipo del loading delle giocatrici, però anche sul punto di vista tattica di fare delle situazioni che puoi portare in tutte le partite. Però secondo me è di curare tantissimo la mentalità e la salute delle ragazze. Se facciamo una bella gara, un bel spettacolo, giochiamo il nostro stile e teniamo la nostra identità e classe, questa è la cosa molto importante per me. Ovviamente il risultato è importante, però per me di vedere questa crescita di calcio, questo bel gioco, a me mi fa piacere.